appare estremamente significativo il fatto che la prima comparsa di Odisseo nel secondo poema omerico non è l'immagine di un eroe colto durante un'azione bellica, ma è l'immagine di un uomo seduto sugli scogli di fronte al vasto mare che piange. Odisseo, nella sua prima comparsa nell'Odissea, piange. È un uomo che guarda l'orizzonte pieno di nostalgia. Il termine stesso nostalgia è una delle componenti fondamentali della personalità di Odisseo. Il dolore del ritorno, il desiderio struggente, ardente, flagrante del ritorno a Itaca, che si accompagna a un altrettanto forte desiderio di conoscere, di scoprire, di esplorare tutta la realtà. È estremamente significativo il fatto, inoltre, che la prima parola dell'Odissea è Aner, Andra moi enepe musa, l'uomo raccontami o musa. Si intende qui certamente l'uomo Odisseo, si intende chiedere l'ispirazione per poter raccontare in maniera alta le vicende dei viaggi di Odisseo, ma si intende soprattutto e significativamente raccontami l'uomo, l'uomo in quanto tale, raccontami come è fatto l'uomo. E troviamo un'immagine estremamente sintetica, riassuntiva dell'uomo in quanto tale in questa figura di Odisseo che piange sugli scogli dinanzi al mare infinito. Quanto infinito è il suo desiderio, un desiderio ardente, incolmabile, che nemmeno il ritorno in patria potrà riempire. Tant'è vero che, secondo la nota profezia di Tiresia, una volta tornato a Itaca, Ulisse si troverà a dover ripartire. E questo è proprio emblematico, significativo dell'infinità del desiderio umano.